Uè a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati nella mia Road to Valhalla. Beh, finalmente diamo inizio a questa nuova serie di video, questa nuova ed intrigantissima serie di video. Il primo video è stato il video zero, il video introduttivo nel quale abbiamo doverosamente direi chiarito alcuni concetti senza i quali non avremmo potuto per forza di cose procedere in questa serie di video. Non sai che cosa sono MV, MEV, MAV, MRV. Ti consiglio di fare un passo indietro per andare a guardarti questo video, che ti lascio assolutamente in descrizione probabilmente, che sarebbe il video appunto introduttivo alla serie. Al contrario, se conosci già questi termini o semplicemente hai già visto il primo video, hai già letto l'articolo in merito, ti auguro una buona visione, perché oggi parleremo delle tette e di come farle crescere. Allenamento del gran pettorale. Abbiamo già analizzato il muscolo nel dettaglio nella serie di video sull'anatomia e biomeccanica ganza, che trovate anche esso in descrizione, quindi saltiamo questi dettagli e andiamo subito al succo del video, perché uscirà già bello lungo di suo. Partiamo dalle serie, come faremo per tutti i gruppi muscolari. Parliamo di volume ottimale per il petto. Qual è il range ottimale di volume ideale per allenare il petto settimanalmente? MV, maintenance volume, il volume di mantenimento. Nella maggior parte dei casi, negli atleti più esperti, questo si aggira attorno alle 8 serie allenanti necessarie appunto per mantenere i progressi fatti. In pratica questo si traduce in queste 8 serie si traducono in 4 serie di panca piana il lunedì, 4 serie di panca inclinata di venerdì. Ciao, grazie. Ma si potrebbe anche tradurre in 8 serie di panca il lunedì, perché no? E ciao, grazie. Tipicamente, più riusciamo a spalmare il volume, riuscendo a stressare sufficientemente il muscolo nella singola seduta, e meglio è. MEV, Minimum Effective Volume, il minimo volume effettivo. Qui andiamo verso le 10 serie settimanali, utili per generare appunto minimo stress, tale da generare a sua volta un adattamento ipertrofico. Il MAV, andiamo ora al MAV, il Maximum Adaptive Volume, il massimo volume di adattamento. Con il MAV parleremo sempre di ranges, in quanto anche a detta del signor Israel, come abbiamo detto anche nel video precedente introduttivo a questa serie, il MAV cambia effettivamente a seconda del mesociclo in cui ci troviamo. Il MAV per il gran pettorale si aggira intorno alle 12-20 serie settimanali. Atleti più grossi necessitano di accostarsi verso il range inferiore di questo range, verso la parte inferiore di questo range, mentre atleti più minuti, che necessitano di più volume, possono sostenere più volume, si aggireranno invece nella parte più estrema di questo range, verso le 20 e più serie. Andiamo ora al MAV, Maximum Recoverable Volume, massimo volume recuperabile, quando effettivamente il nostro petto inizia a mandarci a cagare, verso le 22 più serie settimanali. Per alcuni questo numero può ancora essere ok, molto semplicemente, per altre persone potrebbe invece essere la strada per l'inferno, o Highway 12 per quelli che ascoltano gli ACDC. Essenzialmente, nella pratica, quando inizi a notare che le tue prestazioni calano, probabilmente hai raggiunto il tuo MAV, il tuo tetto di volume settimanale, ed è il caso di scaricare un minimo. Esercizi, molto bene, tolto il dente del volume allenante settimanale, possiamo parlare ora di quanto, su quali piani conviene allenare il petto. Gli esercizi di spinta orizzontale hanno la caratteristica di poter stressare tre particolari movimenti, macro movimenti, che sono il piano orizzontale, appunto la spinta sul piano orizzontale, la spinta sul piano inclinato e le spinte di isolamento per il gran pettorale. Le spinte sul piano orizzontale stressano in egual misura, bene o male, tutto il gran pettorale. Le spinte sul piano inclinato stressano maggiormente la porzione clavicolare del petto, quelle appunto le fibre attaccate alla clavicola, mentre gli esercizi di isolamento riescono appunto a togliere dal gioco maggiormente gli altri muscoli di spinta, vedi tricipiti e deltoidi, che potrebbero interferire eccessivamente invece negli altri movimenti di spinta più complessi. Quindi sì, specialmente se il petto è un nostro muscolo carente,
Nel nostro piano d'allenamento sarebbe consigliabile avere sempre un esercizio dedicato a ciascuna categoria. Vedi panca piana, vedi panca inclinata, vedi croci per l'isolamento. Frequenza ed intensità. La linea guida è di 1,5-3 volte a settimana, dove quell'1,5 non è altro che una sessione normale più una mezza sessione che possiamo dire di richiamo più leggera. Qui si andrà a scegliere a seconda delle proprie esigenze, naturalmente, quello che è la frequenza più adatta a noi. Per quanto riguarda i carichi, il consiglio invece è di aggirarsi sempre attorno al range di ripetizioni tra le 5 e le 12. Se il nostro obiettivo è l'ipertrofia, ricordiamo sempre, andare più pesante di così potrebbe iniziare a diventare controproducente a livello articolare e al recupero sistemico, e quindi potrebbe non essere ottimale, molto semplicemente, se il nostro obiettivo principale è quello dell'ipertrofia muscolare, appunto. Range di movimento. È inutile lavorare a carichi alti se questo vuol dire compiere mezzi movimenti. Questo è un discorso che vale per tutti i muscoli che tratteremo in questa serie, ed ancora di più è valido per il petto. Il petto è stato disegnato per lavorare in massimo allungamento. Le fibre sono completamente allungate in questa porzione di movimento, e se riusciamo a raggiungere questo massimo allungamento sotto carico, è proprio qui che riusciremo a creare quei maggiori danni e quindi stimoli che stiamo ricercando dal nostro allenamento, appunto. Quindi sì, in panca è importante fare l'arco non solo per una questione di sicurezza articolare, ma anche proprio perché grazie all'arco riuscirai ad allungare ancora di più le fibre contrattili del gran pettorale, facendole appunto lavorare nel punto per loro più stimolante. E sì, lo stesso vale anche per gli esercizi su piano inclinato e di isolamento che nominavamo prima. Sempre scapole addotte, non solo per mettere in sicurezza appunto l'articolazione come dicevamo prima, ma anche per permettere al muscolo di esprimersi al suo pieno potenziale, quindi il massimo allungamento. Infine, come periodizzare l'allenamento del gran pettorale? Qui entra in gioco il template personalizzabile che ho fatto uscire in concomitanza con questa serie di video. La periodizzazione dell'allenamento, come per qualsiasi altra parte del corpo, dovrebbe iniziare a bassi volumi che incrementeranno piano piano durante le settimane. Partiamo da un 60-70% fino ad arrivare ad un 75-85% dell'1RM. Come abbiamo detto prima, cerchiamo di inserire dalle 1,5 alle 3 sessioni settimanali. Nel programma che ho fatto uscire ci sono 3 sessioni settimanali di panca piana, cercando appunto che utilizzano appunto tutte le categorie di movimento nominate prima, quindi spinta orizzontale, spinta su inclinata e movimento di isolamento. Potremmo addirittura dedicare un singolo mesociclo più ad un piano rispetto che, più una categoria di movimento rispetto che un'altra. Quindi per esempio su 3 sessioni potremmo dedicarne 2 di spinta su piano inclinata e una di spinta su piano orizzontale nel primo mesociclo, per poi nel secondo mesociclo fare il contrario, 2 di spinta su piano orizzontale, uno su inclinata, e poi fare magari un mezzo allenamento di isolamento. In video stai vedendo la programmazione fatta attraverso il template di cui ti parlo tanto, che puoi trovare in descrizione al video. Ti aiuterà un sacco, ne sono certo, nel momento in cui ti dedicherai ad applicare le nozioni appunto tratte da questa serie di video. Molto bene vichinghi e vichinghi, ho fatto un casino. Molto bene vichinghi e vichinghi, questo era il video. Se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacere il video, come se non ci fossero domani. Commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora attivata. Il video quindi è finito, io vi ringrazio per la visione. Vichinghi e vichinghi, ciao e grazie.